solido come gli altri. Se ha resistito finora... Tranquillo, regge ancora. Questi ponti non sembrano affatto a norma di legge. Per forza. Sono ponti pirata. Giusto. Oh no, ho ancora i sassolini nelle scarpe dalle ultime... Ok, ok, ok. Ormai sono un campione. Quindi Tew ha costruito questo posto con Avery? Mi sfugge il senso. No, anche a me. Se Avery voleva nascondere il tesoro, perché ha coinvolto un altro pirata? Forse lo considerava un membro della sua ciurma? Magari gli ha inviato una croce di Santisma. Sì, e forse Tew ha tenuto per sé il tesoro. Non dirlo neanche. Beh, tra poco lo scopriremo. Qui non si torna indietro. Almeno non siamo precipitati in una botola. È piuttosto complesso. Puoi dirlo. Un altro interruttore? Sì, ora gli stringo la mano. Wow. Cazzo. Sembra una prova molto complicata. Trovi? Facciamola meglio. C'è qualcosa alla base. Un secchio. Ok. E adesso? Piano. Passamelo. Lo rimetto in quella specie di ruota. A cosa servono queste ruote? Ok, penso di aver capito cosa succede. Ha a che fare con le tre croci? Sì. Secondo me sono Gesù. Disma è il ladro pentito e Gesta è il cattivo ladrone. Suppongo che la croce bianca indichi Disma. E quella nera Gesta. Qualcosa. C'è una canalina che corre dal meccanismo alla porta. Ok, quindi il secchio deve stare in alto. Bene, non spostarlo.
Andrei da davanti o da dietro? Da davanti. Allora sì, era a sinistra. Ok, vediamo un po'. Nate. Sicuro di quello che fai? Io ero... Oh, merda! No! Le croci sono sicuramente al posto giusto. Quindi è il secchio a essere fuori posizione. Beh, la luce è in alto. Così va bene. Prova a tirare l'interruttore. In effetti. Dovremmo esserci. Scopriamolo? Quindi tiri tu l'interruttore? Sarà una prova. Cosa dovevamo dimostrare di saper fare esattamente? Riempire un secchio? Di conoscere Sandisma, una figura a cui Avery e i suoi uomini erano molto legati. Una prova semplice. Ma forse non è l'unica. Immagino che dovremmo salire su quel ponte distrutto. Vieni qui, ti spingo su io. Arrivo. Usa questa per salire fino agli appigli sulla parete. Buona idea. Su, Nathan! Seguimi! Vogliono renderci la vita impossibile. Penso fosse più facile quando i ponti e i passaggi erano integri. Forse siamo arrivati con 2 secoli di ritardo. Vediamo cosa c'è qui dentro.
attento alla... Ai! Sì, sto attento alla... Ai! Piantala! Vedo una luce qui. Ah, catacombe. Non c'è da stupirsi, siamo sotto una cattedrale. Niente di interessante ai dormitori? Nulla, a parte lapidi con iscrizioni forbite. Finiti gli scavi alla sala capitolare? Sì, signora. Anche i siti a nord-ovest sono aperti. Che mi dici del perimetro sud? Non ancora. Spostare la gru prenderebbe un giorno. Nadine. Fatelo. Intanto vedete cosa recuperate senza. Invio subito un paio di uomini. Ottimo. Rafe, sei venuto a capo dei manoscritti? Avresti un minuto? Tienimi aggiornata. Sì, signora. Hai sentito? Hanno trovato una nuova ala sotto la cattedrale. Oh, sì. L'hai vista? No, perché? Perché non è rimasto molto dopo la loro opera di recupero. Sì, i miei tendono a esagerare. Si muovono come elefanti da guerra in una cristalleria. Ma hanno fatto più progressi in due giorni che noi in mesi. Progressi? Non posso analizzare macerie. Ok. Ok. Grazie. Dirò loro di avvertirti prima di adottare soluzioni drastiche. O puoi dirgli di stare a cuccia finché non avrò esaminato i pochi indizi inesplosi. No, non possiamo perdere altro tempo. Con tutto il rispetto, in questo ho un briciolo di esperienza in più rispetto a te. Abbiamo provato a modo tuo. Stronzate. È da quando sei qui che vuoi radere tutto al suolo? No! Fosse stato per me, avremmo rubato quella croce prima che arrivasse all'asta. L'asta a cui non ho potuto portare i miei uomini per eventuali imprevisti. L'asta era il modo più prudente per arrivare alla croce. Ma invece di seguire l'istinto, ti ho dato ascolto. E ora abbiamo concorrenza. Non pensavo sarebbe venuto. O forse volevi che ci seguisse. Cosa? Che motivi avrei per volerlo? Perché pensi che ti serva. E forse è vero. Il fatto è che sono stanca di essere prudente. Se il tesoro è qui, lo troveremo. Altrimenti, beh... Forse è tempo di passare oltre. Ehi, niente di personale. Ovvio. Ti avviso se trovo qualcosa. Muoviamoci prima che facciano a pezzi il tesoro. O che comincino a darci dentro. Aspetta. Dici che lei ha ragione? Su cosa? Su Rafe e il suo volerti qui. Finché non guida il gioco, che male c'è? Non importa. Di quale nuova ala stavano parlando, secondo te? Deve essere una sala secondaria, perché qui ci siamo solo noi. Dare a me.
questo elastico? L'ho lasciato in giardino. Peccato. Tu hai davvero un tappeto elastico? Magari. Passaggio laggiù. Aspetta. Ma guardati. Cassa in arrivo. Stiamo avvicinando alla cattedrale. Devo ammetterlo, è molto più complessa di quanto mi aspettassi. Già, è vero. Il ponte è andato. Devo trovare un'altra via. Ok, proviamo. Fortuna quella cassa pesa più di te. Ok. Andata. Qual è il piano? Ci sto lavorando. Possiamo agganciare le corde a questa. Ottima idea. Servono i ponti? Non saprei. A me non dispiacerebbe un ponte. Beh, da qui non si passa. Come proseguiamo? Di qua. Guarda. Se questo posto non stesse cadendo a pezzi, forse saremmo di nuovo in trappola. Nathan, guarda Tito. Porca vacca. Questa deve essere un'altra prova, ma è franato tutto in mare. Immagino che ora la prova sia... Come facciamo ad arrivare dall'altra parte? Ah.
cos'è? Rassicurante dondolo di legno potrebbe fare proprio al caso nostro. Ok, proviamo. O la va o la spacca. Peso per la nostra altalena. Fantastico. Spero che funzionerà. Pesa più di me. Ho i miei dubbi. Già. Ci siamo. Superata. Ora preferirei un'altra trappola mortale. A questo punto spero di essere quasi arrivato. Ok, forse hanno un attimo esagerato con le statue. Effettivamente, perché mai creare decorazioni del genere? O complicatissime prove. Mi abituerò mai. Altra croce. Hanno questa sopra qualche gioiello. Ehi, non toccarla. Perché? Guardala. È l'unico oggetto prezioso qui dentro. Giusto. È un altro test. Avidità. Già. O il suo opposto. Bene. Allora. Per me sono le monete. Monete. Sei sicuro? Abbastanza. Mi basta abbastanza. Ok, allora solo una. Vedi, ovvio. Fa che non sia una trappola. Conosci la forma? È il Madagascar. Guarda, questa stella. È Kings Bay? Sì, lo è. Figlio di puttana. Gli piace giocare. Che vuoi dire? Avery, sta giocando con noi. Avrebbe dovuto essere qui. Dov'è quel maledetto tesoro? Eh? Intendo Kings Bay? Perfetto. E poi? Il Polo Nord? Nello spazio? Nathan. Agli uomini retti, il paradiso eterno. Lui stava reclutando. Chi reclutava? Avery! Reclutava persone. Reclutava per cosa? Merda. Signori, state facendo troppo, baccano. Posate le armi, lentamente. Con te un conto in sospeso. Defenestrarmi non ti è bastato. Rafe, rispondi.
Sono al cimitero. Nadine, sono stati qui. Sì, e ora sono qui davanti a me. Cosa? Dove sei? Torna alla cattedrale. Segui fuori. Arrivo subito. E per carità, aspetta a sparargli. Allora devi muoverti. Kings Bay. Sì, tuttavia... Dove, a Kings Bay? Ti servirà quella croce per scoprirlo, ma... Solo due persone sanno spiegarti come usarla. Fammi indovinare, voi due. Se speri che ci arrivi, Rafe, ti servirà molta pazienza. Mi spiace, ragazzi. Non sono qui per negoziare. Voglio il crocifisso. Non è un crocifisso. Cosa? Beh, tecnicamente un crocifisso ritrae la... croce che... Sai cosa? Lascia perdere. Non toccarlo! Thank you.
Questo lo zittirà. Dannazione, Nate. Si sentono i botti fin qui. Che cazzo sta succedendo? È una lunga storia. In sintesi, tiraci fuori da qui. Sì, lo sospettavo. Tenete duro, arrivo il prima possibile. Sam, un cecchino! Prova un riparo! Vieni fuori, se hai coraggio! Continuami.
per atterrare qua giù. Ce la fate mettere in acqua? Sì, tu a terra. In un modo o nell'altro arriviamo. Poco, eh? Hanno sparato al mio dannato aereo, Nate. Sì, stiamo bene, grazie. Quanto ci vuole per il Madagascar? Niente tesoro. Non ancora. No, ma che dici? Guarda, siamo ricchi. Cazzo. Beh, è un inizio. E il resto sarebbe in Madagascar. Beh, c'era una sala con un'enorme mappa del Madagascar sul pavimento, perciò... Sì, forse si trova lì. Inizio a pensare che sia una perdita di tempo, ragazzo. Ehi, il tesoro non è mai stato in Scozia, ok? Mi sfugge il senso di tutto questo, perché la croce di Santisma... E come ti ho detto, penso che Avery volesse reclutare uomini. La croce era un invito, le caverne una specie di iniziazione. Quindi abbiamo superato l'esame? Complimenti, Victor. Per te, una benda e un pappagallo. Non capisco. Perché tutta questa trafila per scegliere delle persone? Era per proteggersi. Ok, Avery era l'uomo più ricercato del mondo all'epoca. Doveva trovare gente di cui fidarsi per tenere segreto il loro tesoro. In che senso, loro tesoro? Sì, beh, pensaci. Perché mettersi in società insieme ad Avery? Penso che Avery abbia dato le croci solo ai pirati che riteneva ricchi come lui. E se avessero raccolto e nascosto i loro tesori insieme? Confronto, il carico della Gunsway valeva pochi spiccioli. Esatto. Oh, mica male. Di preciso, in che punto del Madagascar siamo diretti? Kings Bay era un vecchio covo di pirati ai tempi di Avery. Lo conosco, un'area estesa. Nulla di più specifico. Beh,
la sala della mappa è completamente crollata, perciò... Che hai da ridere? I superstiti delle caverne, le reclute. Cosa portavano con sé una volta usciti? Qui sopra c'è un vulcano. E c'è un vulcano anche a Kings Bay. Ciò vuol dire che dobbiamo muoverci. Ciao, tesoro. Oh, ciao. Avevo provato a chiamarti. Stai bene? Sì, certo. Perché? Sai, al notiziario hanno detto dell'alluvione. Forse andare in Malesia nella stagione dei monsoni non è stata una grande idea. Sì, infatti. Già, ci ha complicato un po' le cose, sai. Qualche danno agli strumenti, ma nessuno si è fatto male. L'importante è che stiate bene. Quindi iniziate domani? Ah, è rimandato. Tutto. Pare che ne avremo ancora per una decina di giorni. Oh, 10 giorni. Ehi, che ne diresti se comprassi un biglietto aereo? No, non è il caso. Va tutto bene, sai. I ragazzi tendono sempre a stare larghi con i tempi. Sono sicuro che serviranno meno giorni. D'accordo. Non fare le cose di fretta, sii prudente. Sì, certo, come sempre. Senti, scusami, devo andare. Jameson mi sta chiamando. Ok. Ti amo. Ti amo anch'io. Allora, questa strada dovrebbe portarci dritti al vulcano. Forse si ballerà un po'. Iniziamo a muoverci. Ok. Ok. Dunque, cosa sperate di trovare qui? Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Avamposti abbandonati, alcune torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Se si nascondeva qui, non poteva farsi sorprendere. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery? Incrociamo le dita.